Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Alocur. MSD Animal Health SRL. Ultimo aggiornamento. 16 gennaio 2023. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Principio attivo. Indicazioni. Posologia. Avvertenze. Tempi di sospensione. A cosa serve? Alocur è un medicinale veterinario a base del principio attivo olofuginone, appartenente alla categoria degli antidiarroici e nello specifico altri agenti contro le coccidiosi. È commercializzato in Italia dall'azienda MSD Animal Health SRL. Alocur può essere prescritto con ricetta RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Intervet International BV. Concessionario. MSD Animal Health SRL. Ricetta. RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Principio attivo. Alofuginone. Gruppo terapeutico. Antidiarroici. Forma farmaceutica. Liquido uso orale. Confezioni. Alocuros flacone 490 ml. Principio attivo. Alofuginone base, come sale lattato, 0,50 mg/ml. Indicazioni. Prevenzione della diarrea a seguito di diagnosi di Cryptosporidium parvum, in allevamenti con storia di criptosporidiosi. La somministrazione deve iniziare nelle prime 24-48 ore di età. Riduzione della diarrea a seguito di diagnosi di Cryptosporidium parvum. La somministrazione deve iniziare entro 24 ore dall'insorgenza della diarrea. In entrambi i casi è stata dimostrata la riduzione dell'escrezione di ocisti. Posologia. Per uso orale in vitelli dopo la somministrazione del pasto. La posologia è 107 mg di alofuginone base/kg/PV una volta al giorno per 7 giorni consecutivi, corrispondenti a 2 ml di alocur/10 kg/PV/VE per 7 giorni consecutivi. Tuttavia, al fine di rendere più semplice il trattamento con Alocur, viene proposto il seguente schema semplificato. Vitelli da 35 a 45 kg. 8 ml di Alocur/VE per 7 giorni consecutivi. Vitelli da 45 a 60 kg. 12 ml di Alocur/VE per 7 giorni consecutivi. In caso di peso inferiore o superiore effettuare un calcolo preciso, 2 ml/10 kg/PV. Per assicurare una corretta posologia, è necessario utilizzare una siringa o qualsiasi dispositivo idoneo per la somministrazione orale. Il trattamento protratto deve essere effettuato ogni giorno alla stessa ora. Una volta iniziato il trattamento su un vitello, tutti i successivi vitelli neonati devono essere trattati sistematicamente fino al persistere del rischio di diarrea da C. parvum. Avvertenze. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali. Somministrare solo dopo l'alimentazione con colostro, latte o alimento sostitutivo del latte, utilizzando una siringa o qualsiasi dispositivo idoneo per la somministrazione orale. Non somministrare a stomaco vuoto. Per il trattamento di vitelli anoressici, il prodotto dovrebbe essere somministrato in mezzo litro di soluzione elettrolitica. Secondo le buone pratiche di allevamento, gli animali devono ricevere un quantitativo sufficiente di colostro. Tempi di sospensione. Carne e visceri. 13 giorni. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.